Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Venerdì mattina, 10 e 6 minuti. Io mi sono appena fatta un orzetto. Ho fatto anche la storia su Instagram, però se non ci metto un po' di zucchero, non mi piace. Anche l'orzo, non è che. Come state? Io sto abbastanza bene, perché ieri sera credo di aver avuto una piccola colica renale, credo, perché avevo male proprio dietro alla schiena, lato destro, quindi a questo punto non so se sia le rene o il colon. Comunque, dopo ho preso un Brufen e mi è passato. Stamattina sto bene facendo gli scongiuri, ma noto che inizia a venirmi verso sera. Secondo me è tutto lo stress che accumulo durante la giornata e mi si posa tutto lì. È un periodo dove sono molto molto stressata, veramente tanto, anche se mi vedete sempre con il sorriso, però io sono una persona che cerco di affrontare le cose più che posso con il sorriso. Non credete, non crediate che io non piango, o anzi, penso che mi abbiate visto in tutti i modi, perché secondo me i social non devono sempre solo far vedere che le persone sono allegre, felici, perché la vita non è questo. Cioè, io dall'altra parte di uno schermo, se vedo che una persona è sempre sorridente, sempre felice, magari mi faccio una domanda e dico perché per me non è così. Già, perché per me non è così, e quindi non dovete pensare questo, perché comunque i problemi sono in tutte le case. Magari ci sono quei problemi che si possono dire, altri che non si possono dire, e quindi, però, credetemi che anche io ho i miei problemi. Cerco di, ripeto, cerco do sino a Joy, cerco di affrontarli con il sorriso, perché è sempre stato il mio modo di essere. Poi, che possa sembrare falsa, che possa sembrare un'attrice, mi dispiace, ma le persone che mi conoscono lo sanno, io sono così. Vado al lavoro, rido, scherzo, dentro di me magari sto male, però credo che le altre persone non c'entrino nulla su quello che mi accade. Joy, adesso ti ha ripreso il via di mordersi la coda. E sicuramente questo mio dolore al colon sono certa che è dato dallo stress che mi sta accumulando in questo periodo. Però sono anche certa che sarà un periodo lungo, perché voglio che sia un periodo lungo, e quindi non posso già adesso ridurmi così. E basta, volevo appunto dirvi questo, che se anche vedete le persone sempre felici, sempre al massimo, non è detto che dietro a quel sorriso si celi un problema, problemi che sono all'interno di tutte le case, credetemi, di tutte le case. Allora, io adesso vado un attimino a staccare Joy dalla sua co coda perché gli serve. Allora, ho mangiato 4-5 biscottini secchi, però sono biscottini secchi. E ormai mi affogo con l'orzo. Comunque, volevo farvi vedere che stamattina ho cambiato un angolino della cucina, cioè ho aggiunto qualcosa perché volevo mettere un altro po' di color legno. E ho tirato fuori dal cassetto cose che avevo già, non sono andata ad acquistare nulla, come anche il centro tavola, magari dopo ve lo faccio vedere. Non avevo voglia di spendere soldi perché aggeggi ne ho ovunque sparsi per casa, quindi sinceramente spendere dei soldi mi scocciava. E quindi vi faccio vedere come ho sistemato questi due angolini. Qua ragazzi, allora questo è sempre lui, ce l'ho già da un po'. Qui invece gli ho messo questo tagliere che presi tempo fa alla Lidl, che ce l'avevo nel cassetto. Questo qui invece che è un posa, un appoggi pentole, anche questo vecchissimo, penso che abbia 5-6 anni. E poi avevo questa piantina finta lì. Adesso dovrò sistemarlo anche quello perché così non mi piace più. E gli ho messo un vasino che avevo, e questo è il risultato. Mi piace perché dà un altro po' di color legno alla casa, quindi si abbina anche all'angolo colazione.
qui invece è l'angolo, scusate, il centro tavola. Spero che domani riusciamo a montare il mobile nuovo, il tavolo nuovo. Comunque, questo qui è la tovaglietta per il pranzo, la cena che ho preso da casa, nero, in modo che riprenda il nero della mia cucina. Poi questo qui c'era già, ve lo ricordate. Questo qui invece ce l'avevo nel corridoio e quindi l'ho voluto adattare mettendoci dentro un po' di questi, questi qui, c'era Joy che menava Ken. Allora, un po' di queste stecche nere che erano tutte di qua, quindi le ho alternate, ho fatto un po' in modo da riprendere i colori. E quindi questo qui è il centro tavola, che secondo me dovrà andare bene anche con il tavolo. E quindi queste sono le cose che ho modificato un po' in cucina senza spendere un soldo. Allora, se riusciamo, perché mio marito è veramente stanco, poi volevo far vedere anche un'altra cosa, domani monteremo il tavolo. Allora, abbiamo fatto fare una modifica che, cavolaccio, la cavolaccia, è costato quasi come il tavolo, cioè dopo vi dirò tutto, incredibile, veramente incredibile, però l'abbiamo fatto fare, cosa vuoi? Vabbè, comunque, alla fine è veramente quasi come il tavolo, è metà del costo del tavolo, assurdo. Allora, vi voglio far vedere questo posa posate, sì, che ho preso su Amazon, perché il mio, ve lo ricordate, era bianco in ceramica, in lavastoviglie mi si è spaccato, ho aperto la lavastoviglie e non era neanche andata, quindi secondo me io l'ho appoggiato a forza di avere comunque 5 anni, perché da quando ho la cucina si è rotto, e quindi di corsa ho ordinato su Amazon questo appoggia posate, questo qui della Jo Stile, ne sono due. Allora, quello più piccolo, non so se riuscite a vederlo, ecco così, è un po' disegnato, carino, e poi c'è questo più grande, che vi dirò la verità, va bene anche così, perché molte volte ho più di una posata quando cucino, quindi magari uno può stare qui e l'altro lo posso appoggiare qui, quindi ottima cosa, e poi non arrivano neanche a costare 5 euro. Io, se mi ricordo, vi lascio il link qui sotto. C'era solo bianco, lo cercavo il color legno, però non l'ho trovato. Un'altra cosa volevo dirvi, che io ultimamente sto lavando il lavandino, quasi tutti i sanitari in generale, però molto di più il lavandino. Adesso prendo il prodotto con il detersivo dei piatti, vi faccio vedere anche qual è. Sto utilizzando questo della Lisoform, perché è anche igienizzante, anche questo qui l'ho preso su Amazon un po' di tempo fa. Mi sto trovando molto bene, perché noto che il lavandino del bagno rimane unto. Lo vedete, perché le goccioline, quando noi ci laviamo, rimangono lì, e quello è grasso, è unto, perché sicuramente è dato dal gel di mio marito, dalle mie creme, dal trucco, e quindi quelle cose lì, si sa, non vanno bene. E cosa faccio? Pulisco il bagno con il detersivo per i piatti. Adesso, scusate, qui c'è la piastra, e il bagno sta venendo benissimo, ragazze, ma veramente bene. Addirittura mi toglie anche il calcare dalla rubinetteria. Adesso non so se è un caso per quanto riguarda il calcare, però mi sto trovando benissimo, e lo trovo molto più pulito, lo sento anche al tatto, perché io dopo ci passo anche il dito e se fa quel rumorino vuol dire che è pulito, quindi ottima cosa, tanto mi cade di ogni. E quindi queste sono le cose che sto modificando ultimamente nelle mie pulizie. Devo andare a lavorare domani, che è sabato, lavorerò dalle 8 alle 14, siamo solo io e l'igienista, e stiamo facendo un sabato al mese a testa, però è dura avere solo la domenica di riposo, è dura. Per chi fa anche il sabato, riprendere dopo l'intera settimana veramente dura. Ma questo è, finché non andiamo nello studio nuovo dove avremo 4 poltrone, occorre sgubbare. Devo preparare anche il pranzo, io mangerò a casa perché vado a lavorare per le 13, quindi quando è a mezzogiorno mangio,
Devo però portarlo a mia figlia perché mia figlia è andata a lavorare alle 9, finirà alle 19:30 e quindi gli devo portare il pranzo. Sicuramente faccio la pasta per me in bianco e per lei sì. Ho ancora del ragù che ho fatto io e quindi le faccio la pasta con il ragù. È una bella, bella spolverata di parmigiano. Per stasera non lo so. Allora, tiro fuori la carne per loro, prima che io mi dimentichi, e io non lo so perché, vi ripeto, col fatto che ho questo problema, non so più che cosa farmi da mangiare. Anzi, so che in tanti di voi avete il colon irritabile, ditemi se avete fatto una coloscopia, se il dottore vi ha consigliato di fare la coloscopia o meno, perché so che in tante non l'hanno fatta la colonscopia e durante la visita, come è successo con me, io vi parlo di febbraio-marzo, lo specialista, perché andai proprio dallo specialista, mi visitò anche il tatto, loro se lo sentono già anche con le mani, se c'è qualcosa che non va, e lui mi disse che la colonscopia, se non, i risultati degli esami che stavo facendo non davano dei problemi, lui non me la consigliava perché comunque è sempre un esame invasivo. E se non ci sono dei casi in famiglia di tumore al colon, lui non lo consiglia. E ditemi anche voi come avete fatto a scoprire questa malattia, non lo so neanche come definirla. E cosa fate? Cosa mangiate? Io le medicine le ho prese, ma non ho fatto proprio niente. Ripeto, secondo me devo stare più calma, devo stare più calma e ci proverò per la mia salute. Io adesso, ragazzi, vi saluto, magari ci aggiorniamo domani o dopodomani, tra sabato e domenica, così se eventualmente mettiamo sul tavolo ve lo faccio vedere. Buongiorno, buona domenica. Domenica mattina sono le 9:34. Io sono pronta. Anche Joy, adesso devo portare fuori Joy. Mi sono vestita parecchio perché fuori c'è sole, cioè che capelli ho, ma è freddo. Io stamattina ho freddo. Infatti ho una faccia che non mi sembra molto, molto, cioè fa sempre schifo, però oggi ma sono stanca. Anche ieri, che era sabato, ho lavorato fino alle 2, sono venuta a casa, non stavo bene per niente, sempre questo dolore al fianco. Infatti domani chiamerò per fare una visita un po' più specialistica, anche se oggi facendo gli scongiuri sto abbastanza bene. Ieri sera infatti ho bevuto la camomilla con 3 fette biscottate, idem stamattina, infatti mi sono proprio sgonfiata, i pantaloni mi stanno larghi, si vede che ho esagerato col cibo ultimamente, ve lo dicevo, e da ieri, poi ieri a mezzogiorno, cioè alle 2 quando sono tornata a casa, mio marito mi aveva preparato un po' di farfalle con il pomodoro, ma ne ho mangiate pochissime, ieri pomeriggio ho mangiato qualche cracker, quindi si vede che mi sto sgonfiando e forse era quello che serviva al mio intestino. Comunque adesso io esco, porto fuori Joy e dopo vi faccio vedere il tavolo. Eccolo ragazze, ecco qui il tavolo, date, scusate il rumore del robottino, ma sta andando. Allora, questo è il tavolo che abbiamo preso a IKEA. Le gambe sotto erano grigie e mio marito le ha fatte verniciare di bianco. Abbiamo deciso di tenere solo 3 sedie perché essendo piccolo la quarta sedia non andrebbe. Cioè, potremmo sostituire tutte e 4 le sedie, ma sinceramente è un peccato perché queste sedie le abbiamo prese 5 anni fa da Mondo Convenienza e sono ottime, buone, quindi non andiamo a spendere degli altri soldi. Allora, sicuramente, allora, lì mio marito deve chiudere i buchi, infatti ha lo stucco apposta per il legno e non mettiamo i tappini in modo che sia proprio tutto uguale. Eventualmente se vediamo che si vede, sentiamo con il mobilificio se ci cambia questa parte qui. La cucina è immensa. Allora, io ripeto, avrei optato per un tavolo quadrato, però lui ha detto: guarda, se vogliamo un open space più grande ci vuole il tavolo tondo perché occupa meno spazio. E quindi io, come dire, ci ho dato retta. Non mi fa impazzire. Il bello di questo tavolo è che è proprio tutto. Non so se, ecco, così si vede meglio, è proprio tutto lavorato, è stabilissimo, quello sì, è molto molto stabile e non si può allungare, è un tavolo classico.
Allora, la cucina e la casa è diventata enorme, dal video non si vede. Adesso scusate, ma devo ancora finire di mettere a posto, di pulire. Adesso lì ho messo il telo provvisorio perché ho lavato il copridivano, proprio quello blu uguale, ed è diventato enorme, è tornata a essere la cucina enorme che è sempre stata. Diciamo che quello che vogliamo fare è prendere qui il frigorifero americano. Sicuramente, essendo un frigorifero molto grande e occupa tutto quello spazio, forse un tavolino così più piccolo fa sì che la cucina non sembri proprio più pesante. Intanto lì ho messo la maglia ad asciugare, scusate il casino, ma abbiamo appena finito di sistemarlo. Ho pulito tutto, ho dato anche lo straccio e adesso vado a sistemare il contorno. Ecco, questo qui è il tavolo, è molto intimo perché è piccolino rispetto alla penisola, perché la penisola era grandissima. E il brutto della penisola è che questa parte qui noi non la sfruttavamo, ma sfruttavamo questa parte perché ci mettevamo a tavola in tre e quella parte lì non era sfruttata. Adesso al momento così, poi in un futuro non si sa se lì cambieremo qualche cosina. Mio marito avrebbe voluto chiedere un preventivo al mobiliere che ci ha fatto la cucina, di spostare i fuochi, metterli lì, e qui voleva farci il tavolo. Però dopo il piano di lavoro diventava troppo piccolo. A me sinceramente mi piacciono i piani di lavoro grandi, perché io poi quando cucino sono una casinara, e quindi questa qui è la cucina. Siamo tornati a casa da un po' e adesso ho già preparato la lavatrice delle mie lenzuola. Allora, siamo andati a fare la spesa, ma non ho fatto lo svuota la spesa perché tanto sono sempre le stesse cose. Le ho già sistemate dappertutto, ho pulito proprio tutto quanto lì sotto, anche qua sopra. Sono andata a pulire tutto, ma lo faccio tutte le settimane perché mi piace di più. Allora, adesso sto preparando il pranzo e devo anche sistemare tutti i panni che erano in asciugatrice. Ne ho un'altra asciugatrice che sta andando e dopo deve fare anche questa qui, cioè dovrà asciugare anche questa qui. Allora, mi sono anche presa al Conad questa crema, non l'ho mai usata, è della Schul, per i talloni, perché ultimamente ho sempre i talloni screpolati e mi danno noia, mi danno fastidio, quindi la proverò oggi. Allora, abbiamo preso l'albero di Natale nuovo, le palline nuove e un'altra cosa molto carina, un'altra cosa nuova, e le lucine nuove, perché avevamo l'albero di Natale bianco, ma bianco non è che mi piace, secondo me l'albero è bello, bianco è stupendo, per carità, col bianco ci puoi adattare tutto, però l'albero di Natale secondo me è proprio quello verde, il classico albero di Natale verde. Avrò un colore di palline normali, non sono rosse, ho preso un altro colore perché l'ho adattato all'altra cosa che ho preso. Vabbè, dopo vi farò vedere. Tu vuole portarmi di sopra le cose che ho in cantina perché voglio vedere che cosa ho, non me lo ricordo più. L'altro anno non l'abbiamo fatto, non ho fatto niente l'altro anno perché era da poco che era morto Tommy, tanto qui l'acqua bolle, era un periodo un po' così, non si poteva andare a festeggiare con nessuno e quindi ero svogliata. Invece quest'anno è giusto che io lo faccia. E vedo le cose che ho di sotto, sicuramente faremo tutto nel terrazzo, vogliamo proprio addobbare il terrazzo da Natale, qualche cosina in casa ma proprio poco, vogliamo proprio fare tutto nel terrazzo, non l'abbiamo mai fatto ma quest'anno vogliamo farlo bene, proprio bene.
un anno un po' diverso, ogni tanto secondo me bisogna anche cambiare, abbiamo la possibilità di farlo, tirando giù le tende con le stufette si sta abbastanza bene, poi se l'idraulico ci fa questo benedetto preventivo per una cosa che riscalda il terrazzo, vediamo, sicuramente se si potrà magari festeggeremo tutti fuori nel terrazzo. Allora io adesso mi dedico alla cucina, mi dedico a tutte queste cose qui, poi nel pomeriggio voglio fare il ragù perché ho preso il macinato in modo che io me lo tengo nel frigorifero, lo faccio per loro, io mi faccio la salsa di pomodoro o in bianco perché con il colon bisogna veramente che stia attentissima, non attenta, attentissima. Oggi vado abbastanza bene proprio perché sto mangiando niente, tutto in bianco e voglio continuare così almeno per 15 giorni perché può darsi che era un fatto anche di infiammazione, di stress, e devo tenerlo proprio a riposo. Allora ragazzi, io mi dedico a tutto questo e... Allora ragazzi, sono le 14:10, io mi sono messa in cucina e sto preparando il ragù per la settimana, perché faccio sempre così, forse ve l'ho detto prima, non mi ricordo, e vado ad utilizzare questa passata che ne ho rimasta poca e poi questa. Se riesco, visto che ho preso le patate, voglio fare un po' di gnocchi se riesco, altrimenti domani faccio pasta e patate perché anche quella da portare al lavoro è buona. La riscaldiamo nel microonde ed è buona. Lì ci sono, c'è un'altra lavatrice da fare, un'altra che sta finendo. E insomma, oggi pomeriggio lo dedico così, volevamo guardare un po' gli addobbi che avevamo di sotto in cantina, così vediamo quelli che si possono adattare bene anche all'albero che abbiamo preso e basta. Vado avanti con le faccende. Lunedì mattina, diciamo che questo video è lunghissimo, nel senso che ho preso 3 giornate, ma ieri ragazzi ci siamo messe io e mio marito a fare l'albero. Scusatemi, non ho fatto riprese, volevo fare un reel su Instagram, fare riprese qui su YouTube, ma ci siamo talmente immedesimati nel fare l'albero io e mio marito che mi sono proprio dimenticata, mi sono vissuta quel momento tanto ragazzi, perché l'anno scorso non avevo fatto l'albero, sapete che mi era morto da pochissimo Tommy, poi la situazione del Covid, il fatto che non potevo stare con la mia famiglia, l'avevo presa veramente male, quindi ieri me lo sono proprio voluta godere, me lo sono goduta fino all'ultimo. Abbiamo fatto l'albero, l'abbiamo messo nel terrazzo perché, come vi ho detto, o forse su Instagram, non mi ricordo, quest'anno non terremo quasi niente in casa, ma addobbiamo il terrazzo. A parte che si stava benissimo perché tenendo le tende giù e accendendo le stufette che noi abbiamo, ne abbiamo 2 nel terrazzo, poi sempre se questo idraulico che abbiamo chiamato ci fa l'onore, il piacere di darci il preventivo per una cosa che vorremmo fare, dopo se riusciamo a farla, anche a breve, perché comunque non credo che ce la faccia entro Natale, non lo so, e fuori si sta ancora meglio. Intanto scusate se mi tocco sempre i capelli, ma mi danno fastidio. E quindi le vacanze di Natale noi le vogliamo passare fuori. E non vi faccio vedere ancora nulla perché intanto l'albero l'abbiamo messo fuori, devo finirlo perché voglio prendergli alcune cosine, dobbiamo finire di prendere delle luci, insomma dobbiamo terminarlo e quindi non ve lo faccio vedere, è inutile che vi faccio vedere dei pezzettini che poi alla fine non è quello. E niente, sono felice. Perché l'ho fatto, nel senso che a me piace Natale tanto, però non sono brava a fare l'albero di Natale, non ho quella fantasia, non sono in grado ragazzi, non c'è niente da fare. Sicuramente quando lo vedrete direte mamma mia Sabri non ha un filo logico, ed è vero, io cerco di mettere le palline grandi giù, quelle medie nel mezzo dell'albero, quelle piccoline, però dopo dico ma questa potrebbe star qui, questa mi è avanzata, la metto qua, sono un po' un casino, però credo che quando l'albero venga fatta con amore
venga fatto con amore, credo che sia già bello quello, almeno la penso così. Che poi io, per quanto mi diverto ad addobbare neanche tantissimo la casa per il Natale, purtroppo lo sto vedendo come un, non so, un solamente tutta una cosa di commercio, non c'è più lo spirito, perché andiamo tutte nel fare l'albero, l'albero la prima sono io, ma il vero senso del Natale è il presepe. Io mi ricordo sin da piccola, i miei genitori mi hanno sempre detto che il valore è il presepe più dell'albero, e il presepe purtroppo è scemato, e quindi chissà, magari quest'altr'anno farò il presepe. Adesso abbiamo già speso tanti soldi, credetemi, ieri, e ne spenderemo degli altri. Avevamo proprio voglia di farlo nel terrazzo, perché non l'abbiamo mai fatto, quindi c'è proprio venuta la voglia di addobbare il terrazzo. E quest'altr'anno chissà, sicuramente mi piacerebbe fare di più il presepe, perché secondo me è più lo spirito del Natale. Allora, sono le 10, io oggi vado a lavorare un po' più tardi rispetto al solito, infatti mi sono portata avanti col fare altre lavatrici, la lavastoviglie sta terminando, qui ho già pronto il ragù, perché l'altro l'ho congelato per mia figlia, perché lei è già al lavoro, oggi farà, ebbene sì, 11 ore, quindi le porto il pranzo al lavoro, io mi farò qualcosa in bianco, perché vi dirò, incrociando, sembra che anche oggi io stia meglio, anzi dopo devo prendere anche dei fermenti lattici e voglio andare avanti così. Ieri sera mi sono fatta, perché poi non vi ho fatto vedere neanche quello, mi sono fatta una vellutata di zucca e carote, avevo delle carote in frigorifero già da un po' di tempo, ieri mi sono presa una piccola zucca perché tanto eravamo solo io e mio marito, e mi sono fatta questa vellutata con dei crostini all'interno, e abbiamo cenato così, e sono stata bene, una cosa leggera, so che non va benissimo la verdura per l'intestino, però se non mangio mai neanche verdure, ragazzi, non so più che cosa mangiare. Io, ragazzi, vi saluto, perché il video è già troppo lungo, un video un po' così, perdonatemi, ma sono queste le mie giornate. E intanto vi faccio vedere anche che bello il mio termosifone con tutti gli straccetti che ho lavato ieri dopo che ho pulito. Chi entra in casa mia dice wow, però va bene così, le case sono belle anche, anzi anche, soprattutto quando sono disordinate, anche se non amo molto il disordine, però sono case vissute, quando sono troppo perfette c'è qualcosa che puzza, quindi io la mattina quando pulisco è perfetta, dopo 5 minuti, anche se sono sola, guardate, chiavi lì, giubbotto lì, scarpe là, quindi non è vero che sono proprio così ordinata, lo faccio quando pulisco, poi se voglio mettere del casino lo metto, tanto poi sono io che me lo metto a posto, quindi. Allora ragazze, un'altra cosa che vi volevo dire, e che mi hanno scritto su Instagram, giustamente, per quanto riguarda le sedie, allora, queste sedie qui noi le abbiamo prese 5 anni fa a Mondo Convenienza, noi abbiamo fatto fare la cucina da un mobilificio, e queste qui le abbiamo trovate a Mondo Convenienza, spendemmo abbastanza, sono buone perché è finta pelle, ma sono nuove, perché per quanto sia, io per fortuna riesco a tenere abbastanza bene le cose, vabbè adesso oscillo un po' perché è partito il piedino, e non so se le cambieremo o meno, tante anche mi hanno scritto su Instagram giustamente che ci vedrebbero bene qui quelle che ho fuori nel terrazzo, sapete quelle che vanno adesso, quelle nordiche, sì, sicuramente sì, perché sono leggermente più basse, visto che questo tavolo rispetto alla penisola è più basso, queste sedie rimangono un po' più altine, abbiamo notato che quando mangiamo, pensate, io che sono 1,50 andare giù, se eventualmente le troviamo, ma con calma, non ci dà fretta nessuno, mi piacerebbe prenderle sopra bianche e sotto con i piedini, quelli a tre, sapete, nordici che ho fuori, neri. Adesso vediamo se le troviamo. Sto guardando su Amazon, ma le trovo o nere sempre con sotto il legno, o bianche con il sotto il legno, o grigie, ma bianche e sotto nere non le trovo. Quindi adesso vediamo. E basta, vi stavo salutando prima, vi saluto di nuovo perché il video è lunghissimo. Vi mando un bacione grandissimissimissimissimissimo, grazie per avermi tenuto compagnia in questi giorni e
se vi va, sempre solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui al prossimo video. Vi voglio bene.